La scala suggerisce questo. L'anamnesi ha portato a rinforzare, almeno questa è la mia interpretazione, a rinforzare quello che c'era già in questo campanile attraverso degli elementi aggiuntivi propri della creazione artistica che ne accentuano e ne rendono più evidente questo carattere di salita verso l'alto, che è la via dello spirito, perché la via dello spirito è quella di staccarsi. E quindi gli oggetti che Gianna ha disposto a spirale lungo questo sentiero sono tutti oggetti simbolici che alludono a questa idea del salire. Si parte dai gabbiani, che notoriamente indicano, no, questo primo volo verso l'alto, poi ci sono le nuvole, poi ci sono delle sfere luminose, perché in tutte le culture le sfere celesti, gli astri, i pianeti, sono sempre state considerate un modello di anticipo del divino. Basta pensare soltanto a Dante Alighieri, il tondo è forma perfetta, già da Aristotele, quindi le grandi sfere illuminate che sono in alto, e da ultimo l'anello di Möbius, che è questa forma di infinito, che è un movimento a nastro che non trova mai fine, quindi è l'infinito che si presenta proprio a livello massimo. Quindi ha accentuato ciò che era implicito nell'opera di architettura qui presente, sottolineandolo questo percorso. Ora, naturalmente ognuno di noi può dare a questo un significato, però ripeto, se io dovessi qui ripercorrere tutte le strade della cultura, anche solo nostra, occidentale, senza andare in altre religioni, in altri mondi, se dovessi ripercorrere tutte le strade di questa salire verso l'alto, dovremmo scomodare una quantità infinita di pensatori e di filosofi, teologi, eccetera. Io ne cito soltanto uno che mi sembra un pochino, magari inconsapevolmente, il punto di riferimento. La vita è definita da San Bonaventura itinerarium mentis ad Deo, itinerario della mente verso Dio. Non è semplicemente un processo di conoscenza, ma è, come aveva detto appunto Platone, a cui in qualche modo anche il pensiero di Bonaventura si riferisce, è un insieme di percorsi. Ma questo itinerario verso Dio non può essere un'operazione puramente razionale, non può essere semplicemente un pensare astratto, logico, un distaccarsi dal mondo nei termini esclusivi di una razionalità scientifica. Questo staccarsi dal mondo presuppone il desiderio. Il mondo, nella nostra soggettività, è un mondo limitato. Noi nella nostra vita avvertiamo costantemente il senso del limite, dell'impotenza. La causa di tanti mali e di tanti disastri della storia umana è che spesso questo, che è il limite di tutti gli uomini, anche dei Napoleoni, degli Hitler e degli Stalin, questo limite viene negato, come se l'uomo potesse da solo riuscire a raggiungere le vette dell'onnipotenza. Il peccato luciferino di superbia ha ripreso costantemente nella storia umana, in questo si mostra mancanza del limite. E allora, se invece ognuno sta nella sua misura, sta dentro quello che è la nostra esistenza umana, il nascere, il morire, il vivere, il poter fare delle cose e non altre, il carattere contingente e limitato delle nostre scelte, non può non avvertire dentro di sé un senso di profonda insoddisfazione, una irrequietezza, una mancanza, una privazione di qualcosa. E tutto quello che noi cerchiamo in più è un guardare verso l'alto. È un guardare verso mondi che non sono quelli della nostra vita quotidiana. Guardare verso l'alto è la tradizione idealistica platonica, guardare verso l'alto è la tradizione dell'itinerario di San Bonaventura, guardare verso l'alto è persino, ripeto, l'esperienza buddista. Insomma, in qualche modo noi abbiamo bisogno, per sopportare questa condizione umana così limitata e così ristretta, di ancorarci a qualcosa e a qualcuno che, essendo enormemente più in alto di noi, ci invita a collegarsi, a cercare di trovare un senso. Io credo che il messaggio di Gianna sia molto trasparente, non è
un messaggio ideologico, non è una predica, è proprio la sottolineatura di forme che, legandosi a questo monumento straordinario, ne sottolinea un messaggio per tutti noi: l'attrazione verso l'alto. Credo che ognuno di voi, chi non è ancora entrato, che si ferma un momento a guardare, non si limita solo così ad avere magari un dolore, un torcicollo a rimanere in alto, ma senta proprio una sorta di forza attrattiva che va verso l'alto, che è esattamente il contrario della gravità, è il contrario della mortalità, è il contrario della limitatezza del nostro vivere. Quindi un messaggio più religioso e più spirituale di questo non poteva essere dato, anche se i temi in quanto tali, gli oggetti in quanto tali, non sono oggetti della tradizione iconografica religiosa. Certo, sarebbe stato impossibile fare questa operazione in un luogo diverso da questo, quindi in qualche modo l'artista supera questa idea che l'arte si debba mettere solo per decorare delle pareti di casa o per decorare delle piazze, ma fa un'operazione moderna all'interno di qualcuno che nel 1400, nel 1500, in fondo questo voleva dire, attraverso questa scala il percorso che ci porta verso l'immortalità, verso l'eternità. Questo è il nostro destino, questo è quello che ci dà speranza. Grazie. Grazie Carlo, che quando parla fa sempre una lezione e si esce sempre dal suo parlare con qualcosa in più, e questo è il massimo. Poi vorrei ringraziare il parroco che è stato così gentile da offrirmi questa opportunità, e poi niente, sono molto contenta di avere fatto questo tipo di mostra, perché lo trovo... che trovo che sia giusto che l'artista si adegui all'ambito nel quale lavora, e qui questo ho cercato di fare. Spero che siate d'accordo con me, che questa unione ci sia successa, sia avvenuta. Qui fuori ci sono i personaggi della vita quotidiana e dentro c'è un salire degli uccelli, delle vergini, delle nuvole, dello spirito, e poi di questo nodo che indica l'infinito. La musica che sentite è stata fatta per questo concetto, per questa idea, da mio figlio Gian Nicola, che non è presente perché è attualmente in Spagna, e poi ringrazio tutti quelli che mi hanno dato una mano, il giovane che saliva su e giù per le scale, la Francesca che è andata a sistemare anche lei tutte le cose, perché è stato un po' faticoso, ma di grande soddisfazione. Sì, aggiungo che questi quadri che Gianna dice sono di vita quotidiana, se ci pensate bene, sono però una selezione di movimenti, cioè già questi contengono tutti un'idea del distaccarsi. La sposa è un segno di spiritualità, di superamento della soggettività dell'io nel duo, della coppia. Il ballo è una forma di distacco, l'acrobata è una forma di distacco. Guarda caso, lo sforzo nostro di staccarci dalla materialità e dal mondo limitato è rappresentato anche in interventi che lei non aveva collegato automaticamente. Secondo me, finché noi rimaniamo nell'ambito del materiale, non andremo molto al di là del bolero e del ballo e dell'acrobata, ma qui si sale molto più alto. Thank you.